Salve a tutti ragazzi, sono il maestro Francesco Roccia. Ho deciso di fare questo tutorial sul brano di Caparezza Vieni a ballare in Puglia in occasione del Dram 100. Brano apparentemente semplice, ma non come sembra, perché ci sono tanti punti critici, ma ve li vado a spiegare ad uno e ve li spiegherò lenti. Come gli altri tutorial non ve lo farò insieme alla base, ma vi vado a spiegare i punti critici in modo che potete usufruire della base su YouTube. Trovate il link nell'evento su Facebook. Vabbè, basta scrivere Francesco Roccia, drum cover, Caparezza, Vieni a ballare in Puglia e trovate la mia versione insieme alla base. Invece questa qua vi aiuterà proprio a capire il brano pezzo per pezzo. Vado in ordine allora. All'inizio io l'ho chiamato tarantella, perché con il Charleston faccio proprio un ritmo di un percussionista con una tamorra o con un cimbalino, quindi ciak. Chi di voi ha un cimbalino e vuole poggiarlo il giorno del Dram 100 qui sopra il Charleston può farlo liberamente, ancora più bello. E qua ho messo una serie di accenti, quindi viene a ballare. In direzione del Charleston. Gli accenti il Charleston vanno insieme, quindi... E qua c'è il primo fill. Un po' amaro per il fatto che la mano sinistra va su crash con la cassa, quindi si potrebbero creare quei fatti non incastrati in modo perfetto. Ve lo vado a spiegare bene bene. Flam. Due colpi, tre colpi. Quindi right, left, right, left, right, left, right, left. Quando dai sul piatto poi fa... Tutto. E lo ripeto. Ancora più lento. Se non l'avete mai fatto, il fatto della sinistra è un buon modo per iniziare a usare la sinistra con la cassa, perché vi permette di fare tantissime cose. Oh, scusate. Adesso passiamo al primo obbligato, occhio allo sticking perché è quello che fa la differenza. Inizio con la destra, sinistra destra. Dato che sono qua con la destra, non mi verrà di iniziare di nuovo con la destra, invece dato che stiamo alternando le mani, quindi devo iniziare con la sinistra. Andiamo al primo groove del brano, che ho orchestrato praticamente tra cassa e rullante. Molto semplice. Così via. Secondo groove, occhio ragazzi, perché comunque uno sente parlare di Vieni a ballare in Puglia, dice una tarantella, una canzoncina e cose. No, perché l'andamento comunque è terzinato. Occhio, perché fai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, quindi anche sul groove. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ci sta questo rullo a 3, quindi... lento.
chi non riesce può farlo così. Chi riesce anche con l'apertura. Per chi non riesce proprio ancora più asciutto, potete farlo in questo modo. Ok? Siamo arrivati al fill che precede il ritornello. Occhio all'aggancio, eh? Prendiamo un solo groove prima del fill. Quindi ancora più lento. Siamo arrivati al secondo fill, alla metà del primo ritornello, ma ci conviene suonarlo per capire dove viene messo questo fill. Pacate pac tu 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 pan pa tu 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 pa 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 pa tu tu pa. E qua viene la stessa cosa che è avvenuta all'inizio. 2, 2, 3. Quindi ve lo faccio lento. Oh, non si è sentito bene il corpo? Ancora più lento. Velocità originale. Ok. Alla fine del ritornello praticamente ci abbiamo lo stesso fill, solo che invece di fare faremo uguale, non ci cambia niente, perché invece di fare faremo oppure, e il resto del fill è uguale. Ok, andiamo ancora avanti. Adesso abbiamo lo stacco. Che è uguale a quello dell'inizio, quindi non c'è bisogno neanche che ve lo spiego. Stoppo il piatto io e faccio. Anche questo è veramente molto semplice. C'è il groove, l'altro che fa praticamente così. Quindi fa metà del groove che vi ho appena suonato e la seconda parte torna al groove precedente che stava nell'altra strofa. Andando avanti ritroverete di nuovo gli stessi fill. Il primo è quello, mentre il secondo che facevamo sul piatto prima, invece adesso ritorna sul rullante. Quindi il primo è T, quindi si aggancia sulla cassa sul secondo ottavo. Invece l'altro fill fa croma punto semicroma, interpreto io, oppure se lo pensate giustamente terzinato potete pensare prima e terza terzina con la pausa al centro, quindi la cassa. Ok, lo stesso fill tornerà dopo sempre come prima col piatto.
Non è cambiato ancora niente. Ritorna la tarantella iniziale che noi facevamo con il Charles, adesso la faremo tutti insieme, sarà bellissimo, 100 batterie che faranno. Ritorno al passaggio iniziale, solo che adesso facciamo, passaggio, finale. L'ostinato che facevamo prima praticamente si ripete due volte qua, quindi va papata a. Io ho voluto aggiungere, quando registrai questa drum cover un po' di mesi fa, sentivo alla fine sentivo questa cimbalina e io ho cercato di emulare quel suono facendo la stessa cosa sugli hat, quindi. Naturalmente anche qua vi consiglio di iniziare con la sinistra, per esempio ragazzi, per un discorso di fluidità, più i coppi sono alternati e più la cosa suona fluida, non è forzata, capito? Anche qua, occhio allo staking. Parto con la sinistra. Vi aspetto al Drum Center. Ciao a tutti e grazie.